qui siamo nella zona industriale di De Verona e ci troviamo dove c'era il campo sportivo di De Verona, campo di calcio, che è stato recuperato dalla vostra associazione. Sì. Che si chiama ASD Rosi Academy. È stato recuperato e trasformato in qualcosa di utile. Una scuola di calcio, ma non solo, perché all'interno di questa struttura c'è una serie di attività che vengono sviluppate e che sono state rese possibili dalla collaborazione fra la società Rossa Academy e l'amministrazione comunale. Quanto tempo era abbandonato? Ho 4-5 anni che era inabitato e non praticavo. Quindi in pratica la vostra associazione l'ha recuperato? Sì. Ottenendolo in concessione? Dopo una gara d'appalto che ci ha visto vincitori e che diciamo ci ha messo a disposizione questa struttura sul comune di De Verona. Il comune ci ha aiutato molto sotto tantissimi punti di vista. Noi abbiamo adesso con l'affidamento una grande responsabilità verso i cittadini di De Verona, perché dobbiamo coinvolgerli al 100%, perché si tratta di una struttura del loro paese e quindi è giusto che venga recuperata e ripristinata. Dopodiché il comune non ci ha dato vincoli straordinari, non ci ha obbligato a chissà quali cose, però noi siamo un'associazione che lavora molto sul sociale, lavora con i minori a rischio, lavora con minori disabili, lavoriamo con famiglie disagiate, lavoriamo quindi, molto nel sociale. Quindi da presumere che fra i ragazzi che vedo qui giocare in questo momento nel campo da calcio o quello che resta del campo da calcio nelle piscine, abbiamo anche ragazzi che fanno parte di queste fasce. Sì, sì. La nostra idea è quella di cercare di creare un parco pubblico piuttosto che un campo sportivo, un parco pubblico aperto 24 ore su 24, che prescinda dal fatto che esiste un campo di calcio, che esiste uno spazio verde. Noi abbiamo in testa di portare avanti l'idea di proporre un parco, di uno spazio verde alla disposizione della cittadinanza di De Verona. Abbiamo una grande responsabilità verso i cittadini di De Verona. Cioè, l'amministrazione ci ha dato la possibilità di poter cambiare le cose, adesso però tocca a noi cambiarle e cambiarle in meglio. Quando diciamo tocca a noi, tocca a noi perché mi riferisco alla nostra associazione di cui sono il vicepresidente, cioè siamo in 5 e lavoriamo veramente 24 ore su 24 al miglioramento della struttura. Già da un paio di mesi siamo bloccati sulla struttura per lavorare attentamente e cercare di recuperarla. Diciamo che in gran parte siamo riusciti, ma la nostra idea è ancora di portarla più in alto possibile. E della struttura cosa fate? I ragazzi che vengono qua giocano semplicemente? No, noi per adesso siamo... questo è il campo estivo che abbiamo organizzato e i ragazzi praticamente dopo una prima fase iniziale che parte la mattina, subito dopo l'accoglienza, fanno praticamente dei giochi a staffetta nel campo per aumentare quella sfida che c'è tra di loro e per farli sentire più partecipi della competizione. Poi dopodiché hanno diciamo un po' di tempo libero da trascorrere o nelle piscine o nel campo di calcio, perché siamo dell'idea che è poco produttivo imporre un programma, perché poi sono comunque bambini e sono comunque bambini che hanno lavorato e studiato tutto l'anno e quindi costringerli ancora oggi ad avere uno schema fisso mi sembra un po' troppo opprimente. E quindi diciamo che si dividono, infatti come potete vedere pure adesso ci sta un gruppo che preferisce la piscina, un gruppo che preferisce giocare a calcio, poi dopodiché dopo questo tempo libero continuiamo con le attività e poi i ragazzi pranzano e dopo pranzo ancora altre attività, ad esempio ieri abbiamo fatto dei giochi d'acqua dove loro si sono sfidati
a squadre, che praticamente il campo è organizzato a squadre, sono quattro squadre che si dividono in tutta la settimana e a fine settimana c'è una squadra che vince. E ieri si sono sfidati in giochi d'acqua, poi diciamo le attività non mancano, abbiamo pallavolo, calcio balilla, calcio tennis, campo da calcio, piscine, giochi d'acqua, diciamo che lo spazio c'è e non manca.